Oh, so Ciro. Mario, come sta? Luigi sta buono. Aspetta, mo' tu passi. Aspetta. Uè, Vince, tutto a posto. Sì, ancora un po' zoppicante, però più giorno passa e più meglio mi sento, non ti preoccupare. Le cose qua non stanno buone, Vince. Barracana sta come un pazzo. Aspetta, mo' tu passi. Guardi. La polizia. La televisione non ne parli più. Non ti preoccupare, c'ho pure il mio Luigi, state tranquillo. Parlici tu voi. Vince, ma com'è a Spagna? Non lo sai. Già, non mi sfruttere. A quando è lieto vento? Hola, bienvenido. Buenos días. Due cervezas, por favor. Muy bien. E che c'è? Che stai pensando? Al bambino. Sono preoccupata. E perché? Va tutto bene. Vorrei tanto avere la mia famiglia vicino. Tutto qua? E ce l'avrai la tua famiglia vicino. Sai perché? Perché il bambino nascerà a Napoli. Non scherzare, Vincè. Tu hai sempre una condanna da scontare. Per non parlare di Don Salvatore Barracane. Con Don Salvatore Barracane ci vado a parlare io. E in quanto alla polizia, non mi arresta nemmeno se mi vado a costituire. Te lo ripeto, Vincè, non scherzare. Forse non mi sono spiegato. Io non sto scherzando. Ho già mandato tuo fratello Ciro da Don Salvatore Barracane a dirgli che gli voglio parlare. E non sarà pericoloso. Questo è affare mio. Uaglione ha da nascere a Napoli. Già tengo pronto tutti i passaporti. Viaggeremo sotto falso nome. Se così vuoi, il bambino nascerà a Napoli. Bravo. Fuori ci sta Salvatore Castaldo. E che vuole? Non me l'ha voluto dire, vuole parlare con voi. E fallo passare. Sì. Don Barracane, i miei rispetti. E a che debbo questa tua visita? È venuto da me Ciro Capone. Mi ha detto che Vincenzo Savastano vuole sanare tutte le divergenze. Che è disposto a chinare il capo e a chiarire che lui non ha colpa. Morto voglio dire. Morto! E allora gli faccio sapere che non è cosa. No. Anzi, fa una cosa. Mi vuole parlare. E farla venire a parlare. Don Barracane, io gli faccio da garante. E non vorrei che... Hai paura che lo ammazzo. E farla venire qua. Don Barracane, i miei rispetti.
Quando sapete fuori c'è Vincenzo Savastano. E allora sì, sto facendo. Accomodate. Hai tenuto un bel coraggio a venire qua. Il coraggio me l'ha dato mio figlio che sta per nascere. Ah, già. Ho saputo. Tuo figlio. Voglio che mio figlio nasca a Napoli. La città che ho sempre amato e che porto sempre nel mio cuore. E che vuoi? Voglio un accordo. Io gli accordi faccio con i pezzi da 90 e non con quelli come te. E perché mi offendete? Senza motivo. Io sono venuto qua da voi con il cuore in mano. Perdite e incomprensioni ci sono state da entrambe le parti. Ma se vogliamo possiamo... Possiamo qui? Vicenza Savastano, tu per me sei già morto. Ma non ti preoccupare, io non ti faccio ammazzare qua. La vendetta è un piatto che si serve freddo. E poi non voglio problemi con gli sbirri. Va, te ne voglio vicino. Vattene! Unisci gli uomini. L'accordo è saltato. È arrivato il momento della resa dei conti, capito? Bastardo. Peppino, hai chiuso la porta di dietro? Sì, ho chiuso. Thank you.
Chiama l'infermiera. Vieni, 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 vieni. Non mi lasciare. I medici, sta in buone mani. Dottore, allora? È lei il marito della signora? Sì, dottore, ditemi. Purtroppo il bambino non si trova nella posizione fetale corretta. Che cosa mi volete dire, dottore? Parlate. Il parto si presenta un po' difficoltoso, ma faremo il possibile per salvare il bambino. Dottore, salvatela tutta e due. Vince, calmati. Finale, eccolo qua. Allora, Maria? Vieni, Ciro, via, lui, andiamoci. Chiudo sta porta. Di solito chiamo sempre per nome le pazienti. Sì. Allora, ti dirò, Maria, sì. metti il mento sul petto e spingi giù come se dovesse andare. Sì. Infatti, io farò quello che dici tu, va bene? Prendere la macchina, certo, tutto qua. Va bene.
E come sei arrivato qua? Ani! Vito! È inutile che gridi. Non te sente nessuna. E mo che vuoi? Che voglio? Mo vuoi sparare? E spara! Spara! Mi diceste che la vendetta è un piatto che va servito freddo. Ti ricordi? Beh, Don Salvatore, quel piatto si è fatta gelata. Ecco te grido a me niente che sta pistola mi fa paura! Dov'è Vincenzo? Amore, tesoro mio, tesoro, cucciolo mio, sei venuto al mondo e adesso sei mio, mio di papà. Marco Savastano.
Sicurus. Sì, va bene, va bene. D'accordo, ho capito. Sì. Va bene, va. Sì. Però tienimi informato, eh? Va bene, caro. Ciao, ciao, ciao. Dottore, qui ci sta Ietiello. Un'altra volta qua stai. Vuoi diventare ospite fisso? E che notizie vengo stamattina per voi? Sì, sì, riconosco queste tue notizie importantissime. L'altra volta ci hai mandato a porto inutilmente. Non avete ragione, eh? Purtroppo poi la gente parla così, tanto per parlare. Questa è buona. Avvicinatevi. No, uffa! Sentiamo che altra sciocchezza mi devi dire, su. Stamattina, fra la mezz'ora, alla chiesa del Buon Consiglio, c'è suo battesimo, un figlio, Vincenzo Savastani. Che notizia! Ma tu che stai dicendo? Come sai quello che ho detto? Se questa è una delle tue solite cazzate, io ti sbatto in cella e butto via le chiavi! Dottor, sono sicuro di quello che dico. Ma andate a controllare voi stessi, scusate, e vedrete se la notizia è vera. O se me l'ha giusunnato. Tu resti qui, perché se la notizia è falsa, in guardina ti ci sbatto io personalmente. Chiaro? Espo, prendi un uomo e vieni con me. Yeah.